L'assenza di The Queen dal servizio annuale del Commonwealth Day potrebbe essere dovuta a problemi di mobilità, ha affermato un esperto reale. La regina, che si è recentemente ripresa da un attacco di Covid, aveva sperato di partecipare all'importante evento del calendario reale insieme al principe di Galles, duchessa di Cornovaglia e duca e duchessa di Cambridge. Ma venerdì Buckingham Palace ha annunciato che il monarca non si unirà ai reali senior all'evento. La biografa reale Angela Levin ha spiegato che ciò potrebbe essere dovuto alla lunga passeggiata fino al suo posto nell'abbazia di Westminster. Parlando a Sky News, la signora Levin ha dichiarato: "Vuole ancora dimostrare di essere la monarca e se non si farà vivo in questi posti, sarà sempre più difficile per lei. L'abbazia di Westminster non è l'ideale perché è una lunga passeggiata fino a dove si siederebbe. So che hanno cercato di trovare un modo dietro al retro dove poterla portare dentro, ma non sembrava possibile perché c'erano delle scale. Penso che l'abbiano lasciato. Se sta cercando di aumentare la sua energia e forza in modo da potercela fare alla fine di marzo, dovremo vedere", ha aggiunto. "Non tornerà mai più a Buckingham Palace, non vuole più vivere lì. Adora Windsor e, naturalmente, ci sono ricordi di lei e del suo defunto marito." Apparentemente il viaggio è molto scomodo per lei da Windsor a Londra e mi chiedevo solo se l'annuncio per il nuovo pilota di elicottero fosse effettivamente qualcosa che potrebbe portarla da qualche parte in pochi minuti e forse sarà più facile per lei e aprire un altro modo di venire in città. Ha saltato il servizio l'ultima volta 9 anni fa, nel 2013, mentre si stava riprendendo da un brutto attacco di gastroenterite, prima di allora. La regina non era stata assente da un servizio di osservanza del Commonwealth Day per 20 anni, l'ultima volta quando ha avuto l'influenza nel 1993. I momenti salienti del servizio all'abbazia di Westminster lunedì includeranno un discorso dell'ex arcivescovo Lord Sentamu, una riflessione della giovane leader tongana Elizabeth Keith e spettacoli musicali speciali di Emily Sande e Mika Paris.